Il primo film che hai visto all'Arsenale? Batman Return di Tim Burton, con la maestra di inglese delle elementari. La serata, la gente accorsa all'Arsenale, dimostra come una prima piccola grande vittoria è stata raggiunta. Il messaggio di aiuto che avete lanciato ha trovato migliaia di risposte in città. Sicuramente sì, da parte di singoli cittadini, studenti, associazioni, imprenditori. Il messaggio è stato recepito, alla gente sembra che interessi dell'Arsenale, quindi anche noi forse siamo più convinti, diciamo così, che vale la pena continuare a fare il lavoro che abbiamo sempre fatto, che stiamo facendo dall'82. Gennaio 1982, il primo film proiettato all'Arsenale di Pisa. 20 gennaio 1982, il mitico Johnny Guitar di Nicholas Ray, che è un film bellissimo, un western. Oggi come oggi il western è un genere totalmente impossibile da proporre, perché io credo che piaccia a me, a te forse e altri due, ma è veramente impossibile, però è un film bellissimo. L'importanza di una struttura come il Cinema Arsenale oggi a Pisa. Cinema Arsenale oggi a Pisa è, anche se insomma non lo dovrei dire io, ma è una piccola isola di resistenza a un modo di fare cultura e di proporre la cultura ormai completamente trasformato in un'attività commerciale. Il cinema c'è anche in molte altre sale, ma noi e la sala Lumière eravamo le uniche sale, siamo le uniche sale che propongono il cinema in maniera complessa, che lo propongono cercando di costruirsi un pubblico, cercando di consigliare al pubblico che cosa andare a vedere, cercando di costruire con il pubblico un rapporto che gli consenta di capire quali sono i film, come sono fatti, qual è il fil rouge da seguire per poter capire il cinema. Quindi è un'importanza, come tutte le strutture che ci sono in città, che cercano di costruire una maniera di fare cultura diversa dall'omologazione a cui ci ha ormai abituato non solo la televisione, ma anche complessivamente la nostra società. Signor Sindaco, la serata di questa sera dimostra come l'Arsenale è una risorsa irrinunciabile per la città di Pisa. Ma lo è davvero, ecco, per uno che ha l'età mia, mettiamola così, è quasi impensabile la città senza l'Arsenale, perché l'Arsenale ha rappresentato un centro di iniziativa culturale, di cultura del cinema, di aggregazione, anche di produzione, insomma, che è stato davvero un riferimento, ecco, immancabile, quindi non può mancare. Io credo che una fase difficile possa essere seguita da una fase di rilancio, se si pensa che la cultura sia ancora un valore e soprattutto che la cultura cinematografica insieme alla cultura delle arti visive abbia uno spazio in una città come Pisa, che è città di giovani, di studenti. Lei per caso ricorda qual è stato il primo film che da cittadino pisano ha visto all'Arsenale? Il primo non mi ricordo, ma mi ricordo un film che mi impressionò molto, che è Veronica Falls, che è un film che ho visto qui, quindi io associo a questo film strabiliante l'Arsenale, perché ero sempre piuttosto giovane e non avrei potuto che vederlo qui. Non c'era una camera di studente dove non fosse affisso, no, il programma dell'Arsenale. Forse è così anche oggi, ecco, credo per tanti sia così anche oggi. Il primo film che hai visto all'Arsenale? No, ecco, vedi, cancellala, sono nuovissima di Pisa. Non ti è capitato ancora di vedere nessun film all'Arsenale?